Giornalisti, fotografi e TV dall'Italia e dall'estero oggi a Pallanza per il compleanno di Emma Morano, che con i suoi 117 anni è la nonna del mondo, la donna più anziana del globo. Affollatissimo il suo piccolo appartamento all'ombra di San Leonardo e insieme con gli operatori dell'informazione, i nipoti e i parenti della signora Emma e anche i ricercatori come Walter Longo, che hanno studiato il caso alla caccia delle cause di questa longevità straordinaria. Nel pomeriggio il taglio della torta con il sindaco Silvia Marchionini. Per la verità, nonna Emma oggi di torte ne ha ricevute diverse, con tanto di rito delle candeline ogni volta, e per lei anche tante confezioni di biscotti di Novara. Sono i suoi preferiti e li mangia 3 volte al giorno, inzuppati in un po' d'acqua. Un paio di uova crude e una banana completano la sua dieta. Cose semplici, sono senza denti, ha rimarcato. L'attenzione mediatica, al di là di un po' di comprensibile stanchezza, sembra non dare noia alla signora, che si è prestata ai tanti flash dei fotografi, alle riprese TV e anche a qualche intervista. Ha detto alle persone che l'assistono di essere contenta per questa festa, raccomandando tuttavia di non invitare tanta gente. Inutile dire però che gli occhi di tutto il mondo oggi sono puntati su di lei e sui suoi 117 anni da record. È la sesta persona più longeva della storia, l'unica vivente nata prima del 1900. Nonna Emma ha vissuto 3 secoli. Vengono tutti qui per vedere se è vero, ha ironizzato con i giornalisti, non mancando poi di ricordare alcuni episodi del suo passato: il lavoro in fabbrica da giovane, il marito descritto come un uomo violento che lei ha lasciato portando via la sua roba col carretto. Da sola stavo bene, non volevo saperne più di uomini, ha spiegato. Una donna dal piglio deciso, Emma Morano, lo si capisce ancora oggi. Per lei, dal Kiwanis Club, una targa ricordo. I presenti le hanno intonato la classica «Tanti auguri a te», un coro al quale tutti vorremmo unirci perché Emma è davvero ormai la nonna di tutti noi.